Partirei proprio da questa prima schermata, dove allora, l'intento di questa prima schermata fondamentalmente è quello di evidenziare il nostro motto associativo, che è appunto l'amore che crea una famiglia, e il nostro logo. E partirei poi appunto spiegandovi un po' più in dettaglio, no? Qual è il significato poi del nostro logo stesso, perché il nostro logo nasce dalle mani di una bambina che è figlia di due socie fondatrici, di due mamme, e abbiamo scelto questo logo, in passato appunto è stato scelto questo logo perché è rappresentativo in quanto è molto semplice ma molto distintivo rispetto a quello che è appunto il nostro motto, cioè il fatto che è l'amore che crea una famiglia perché rappresenta due cuori che proteggono, diciamo, il piccolo cuore che c'è al centro, no? E che rappresenta un po' l'immagine quella della genitorialità, ma anche dell'affettività, no? Nei confronti appunto dei genitori, dei propri figli, ma dei figli anche verso i propri genitori. Chi siamo? Famiglia Arcobaleno è un'associazione APS, quindi per il sociale, indipendente. Siamo nati nel 2005, quindi l'anno prossimo facciamo praticamente 20 anni, ed è composta praticamente da tutti quei genitori che fanno parte della comunità LGBTQIA+. Genitori che sono in coppia, genitori che sono single, genitori che sono separati, insomma, tutte quelle persone, diciamo, della comunità che hanno deciso di approcciarsi a un progetto di genitorialità e quindi non che per forza poi tra l'altro lo sono, ma che magari aspirano anche a farlo. E questo dimostra il fatto che, no, noi come associazione rappresentiamo poi in realtà quella che è la società, no? Come anche nelle coppie eterosessuali, sposate o non sposate, single o comunque no, che vorrebbero avere un bimbo, insomma, allo stesso modo, no? Per noi non c'è differenza. Però come associazione noi rappresentiamo appunto la comunità LGBT. Scusate se faccio un po' fatica a dirlo, LGBTQIA+, che quindi in realtà poi rappresenta anche una minoranza all'interno appunto della comunità. Quindi detto questo, questo vi fa anche capire che per noi quindi il rispetto della diversità, anche rispetto a quello che è la genitorialità, è fondamentale e quindi per noi c'è posto per tutte le tipologie di famiglie o per quello che viene definito appunto famiglia. E che cosa fa la nostra associazione? Cosa facciamo noi? Che poi appunto siamo per lo più tutti volontari, non riceviamo all'interno dell'associazione nessun tipo di stipendio o contributo, ma siamo veramente noi che insomma ci mettiamo la nostra faccia e il nostro cuore per i nostri figli. E infatti cosa facciamo? Noi quello che cerchiamo di fare è lavorare nel tessuto sociale, nel tessuto culturale, ma anche politico, per cercare di scardinare quello che è il pregiudizio nei confronti della genitorialità, soprattutto anche all'interno della comunità, perché come vi dicevo prima, noi siamo una minoranza nella minoranza e non crediate che quindi anche per noi all'interno della comunità stessa sia così tutta rose e fiori, perché anche all'interno della comunità stessa, LGBTQIA+, non sempre siamo visti di buon grado, sono sincera, ok? Quindi c'è proprio anche un lavoro di pregiudizio che facciamo costantemente sotto tutti i punti di vista e sotto tutti i livelli, diciamo.
Una cosa importantissima poi è che comunque noi chiediamo allo Stato italiano che in qualche modo si faccia garante di quelli che sono anche i nostri affetti, quindi soprattutto dei nostri figli, che li tuteli. Perché noi non vogliamo solo diritti per i nostri figli, cioè il fatto che loro abbiano diritto all'affettività. Che hanno fin dalla nascita, ma noi chiediamo anche doveri, no? Cioè noi vogliamo essere i genitori dei nostri figli e che ci venga riconosciuta questa genitorialità, perché noi ci vogliamo prendere cura sotto tutti i punti di vista, anche quelli legislativi, dei nostri figli. Però il punto è che non esiste al momento una legge nazionale, il Parlamento non ha mai legiferato a riguardo, e qui parlo di qualsiasi schieramento politico, senza distinzione, cioè nessuno si è mai preso la briga a livello governativo di decidere rispetto a questa questione che, no, reputiamo questo punto sia abbastanza spinosa, no? Per qualsiasi governo che si ritrova in carica. Però per noi è una legge fondamentale, perché la legge appunto regolamenta, no? La legge aiuta. E quando, devo essere sincera, c'è stata l'occasione durante le unioni civili di poter in qualche modo fare un passo verso questa legiferazione con l'inclusione della stepchild adoption, purtroppo per giochi e compromessi politici durante il governo Renzi questa cosa non è stata stralciata, e quindi per l'ennesima volta ci siamo visti appunto chiuderci la porta in faccia rispetto a questa possibilità. Le attività che riguardano poi sempre la nostra associazione, e cosa ci piace fare per farci conoscere e per far capire che esistiamo anche noi. Prima di tutto, ci piace collaborare con le università. Gli studi scientifici riteniamo che siano fondamentali per far capire proprio a livello analitico e con dati alla mano che esistiamo da 40 anni, che ricerche dimostrano come appunto essere genitori omosessuali non sia uno svantaggio per i bambini, ma che appunto non ci sia differenza per il loro benessere e la loro crescita psicofisica. E poi, oltre appunto al fatto che collaboriamo con le università in studi e ricerche per farci appunto conoscere da questo punto di vista, cerchiamo anche di vivere, di mostrare, cioè di essere anche nel tessuto scolastico, quindi partecipiamo comunque anche a progetti banditi dal MIUR, e cerchiamo di essere presenti proprio per farci riconoscere e per dimostrare che appunto i nostri figli vanno a scuola, quindi la loro quotidianità è come quella di tutti i bambini, ed è fondamentale quindi far sì che anche già nell'ambiente scolastico realtà come la nostra siano normali e riconosciute. Altro punto poi importante è il fatto che insieme all'associazione è nato anche un gruppo legale che tutela comunque le nostre famiglie. Questo è importante perché purtroppo Famiglia Arcobaleno ha a che fare con i tribunali,
con sentenze, anche per avere a volte riconosciuti appunto l'adozione, per dirvi, no? L'iter legale per arrivare ad adottare i nostri figli, anche se poi in realtà non è quello che vogliamo, perché noi vorremmo appunto il riconoscimento fin dalla nascita dei nostri figli, vuol dire appunto passare tra dei tribunali, passare da assistenti sociali, passare da sentenze, passare, no, da una serie di step che normalmente i genitori, no, che decidono di mettere al mondo dei figli non fanno, ma che noi ci dobbiamo ritrovare a fare. E non sempre, vi garantisco, anzi, questi iter sono felici. Ci sono anche delle sentenze a sfavore, e quindi capite che per noi è fondamentale avere l'appoggio di questo gruppo legale che ci sostiene, proprio per questa mancanza legislativa. Ok? Sì. Guarda, è proprio, sì, è proprio la slide dopo. No, no, vai tranquillo, anzi, cade proprio fagiolo la tua domanda, perché proprio per entrare poi nel merito della questione di cosa chiediamo, no? No, no, hai colto anche questo punto, perché allora ti dico, in realtà noi vorremmo che i bimbi fossero riconosciuti anche indipendentemente da un'unione civile, da un matrimonio, come succede poi alla fine se ci pensi per le coppie eterosessuali, che no? Sì, però certo, però capisci che con la semplice convivenza, diciamo, no? Perché si parla comunque del fatto di riconoscere entrambe le figure genitoriali, indipendentemente poi se questa unione poi di queste due persone sia riconosciuta o meno dalla legge, okay? Perché è l'intento del prendersi cura, okay? Del bambino. Però assolutamente posso dirti che rimane comunque importante anche il fatto del riconoscimento del matrimonio egualitario, perché, come ti dicevo, l'aspetto dei figli è un aspetto fondamentale nell'unione civile. Questo punto non è assolutamente preso in considerazione. Mentre nel matrimonio egualitario, se ci sono dei bambini, no, questi appunto vengono presi in considerazione. Esatto. Poi certo, bravo. Bravo. Bravissimo. E infatti ti dico, ci sono anche degli episodi dove purtroppo, anche in ambiente ospedaliero, come dicevi tu adesso, uno dei due genitori, in questo caso il genitore non biologico, non viene riconosciuto come tale, come genitore. E quindi magari per essere presente a fianco di un figlio che può essere ricoverato, magari anche per questioni di condizioni gravi, non si ritro non, non, ritro non, non gli viene riconosciuta appunto la sua figura genitoriale, e quindi per avere accesso, comunque per stare al fianco del bimbo,
deve avere bisogno di deleghe, deve avere bisogno di, no, di permessi, il che risulta anche a voi, o comunque non può avere accesso come potrebbero avere invece altre persone perché hanno un grado di parentela dato dal sangue. Proprio viene considerata come una persona estranea alla famiglia, il che è paradossale perché magari invece quella persona ha deciso con l'altra persona, proprio per un progetto di genitorialità, di mettere al mondo quel bambino, no? L'ha desiderato, l'ha immaginato, no? Come qualsiasi altra coppia che spera di avere un figlio un giorno e quindi si ritrova invece di fronte alla legge o a appunto quelle che possono essere le istituzioni o a aspetti burocratici ad avere una porta in faccia e puoi immaginare poi anche la considerazione o cosa può pensare un bambino quando comincia anche ad avere una certa cognizione di causa, no? Quando magari davanti a situazioni del genere vede che delle figure pubbliche non riconoscono uno degli altri genitori, mentre quel bambino ce l'ha avuto, no? Come figura di riferimento da quando è nato. Però vabbè, tornando adesso appunto a questa slide, è giusto per poi riassumere qui uno dei nostri intenti che c'è stato nel 2022 come proposta di legge di Famiglia Arcobaleno fatta insieme a Rete Landford, che praticamente è una rete di avvocati che si adopera appunto sempre per i diritti delle persone LGBTQIA+. Fondamentalmente qua poi abbiamo stilato 4 punti per l'uguaglianza e per la parità, la pari dignità familiare, diciamo. Considerate che questi 4 punti, questa proposta di legge è apartitica, ok? Cioè l'abbiamo portata in Parlamento. Indipendentemente dai partiti politici, ma con la volontà che più partiti politici, no, il maggior numero di partiti potesse in qualche modo appoggiarla e sostenerla. E questa proposta riguarda, si legge appunto qua nei punti, matrimonio egualitario, riconoscimento alla nascita per i figli e le figlie delle coppie dello stesso sesso, che quindi è differente dall'adozione. Perché, come vi dicevo prima, noi vorremmo riconoscere, no, questi diritti e questi doveri fin dalla nascita del bambino, fin dalla trascrizione del certificato. Accesso comunque alle adozioni, perché al momento, in base alla legge che c'è sulle adozioni, le coppie omosessuali possono solo avere gli affidi, ma non le adozioni. E poi non solamente per le coppie omosessuali, ma noi lo chiediamo anche per le persone single, no? E poi chiediamo anche l'accesso a percorsi di procreazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne. In base poi alla legge 40, sapete che no, questa cosa è preclusa. Esatto, ma poi considerate che questa legge in realtà è stata poi nel tempo modificata a colpi di sentenze, cioè se non ricordo male, poi adesso non voglio entrare nemmeno nello specifico perché non ho neanche le competenze per farlo, però vi posso dire che questa legge era partita molto restrittiva anche nei confronti delle coppie eterosessuali, però col tempo appunto a sentenze è stata poi modificata, no? Ma rimane il fatto che comunque per gli omosessuali c'è una discriminante e quindi noi vorremmo avere invece accesso a questi percorsi, perché poi, per tornare al punto, questa pari dignità familiare che noi chiediamo con questi 4 punti, alla fine lo chiediamo perché in realtà è la Costituzione che lo dice. Infatti, secondo me è interessante anche qua nell'immagine che vedete il fatto che
se noi facciamo riferimento all'articolo 3 della Costituzione italiana, l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Questo ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare, anzi, la Costituzione dovremmo veramente, io penso, leggerla ogni tanto per ricordarci quanto comunque è inclusiva e quanto in realtà a volte purtroppo la burocrazia non lo sia, diciamo, no? Alcune leggi, cioè come ci autolimitiamo, come spesso anche i nostri governi e partiti politici siano ciechi di fronte a quelle che invece sono le basi fondanti della nostra società. Altro punto che volevo condividere con voi, quello che poi è successo il marzo scorso, nel 2023, per farvi capire una cosa importante, come nell'ultimo periodo ci sia però effettivamente stato un accanimento con la salita al governo nel 2022 del governo Meloni, ci sia stato effettivamente un accanimento nei confronti delle famiglie arcobaleno, perché considerate appunto che il governo Meloni è salito al governo è salito al potere nel 2022, ma già a marzo 2023 è successo questo fatto, cioè che a un certo punto il Ministero degli Interni ha mandato una circolare al Comune di Milano dicendo che doveva fermare quell'attività di trascrizione dei certificati di nascita che era partita dal 2016 nei confronti delle coppie, dei figli delle coppie dello stesso sesso. Faccio un altro step a ritroso. Nel 2016 c'era stata questa primavera dei comuni, cioè partendo da Torino col sindaco con Chiara Appendino, i sindaci avevano iniziato a fare questo atto, un po' chiamiamolo di disobbedienza, per accendere una luce su questa mancanza di legge nei confronti appunto delle nostre famiglie, e aveva cominciato praticamente a fare questi atti amministrativi, in mancanza appunto questa legge, di questi atti legislativi, quindi aveva iniziato a fare questi atti amministrativi, riconoscendo appunto a livello amministrativo comunale le nostre famiglie, e quindi trascrivendo i certificati, dal 2016 quindi. Il punto è che appunto l'anno scorso invece questa cosa si blocca e c'è proprio un veto da parte del Ministero degli Interni, e quindi diciamo che Sala, che fino allora per tutti quegli anni aveva fatto questa cosa, si ritrova con le mani legate e anzi con la paura di continuare, per paura di una retroattività di queste impugnazioni. Retroattività cosa vuol dire? Voleva dire al tempo che appunto la procura poteva anche, no, prendere in mano bambini che erano stati trascritti nel 2016, appunto, fare tutto. Considerate che uno dei miei figli è stato iscritto al Comune di Milano, quindi voleva dire per me familiarmente, no, porto il mio esempio, che da un giorno all'altro praticamente io mi ritrovo a perdere tutti quei diritti, chiamiamoli acquisiti, quelle in realtà quotidianità, quei dati di fatto nei confronti di mio figlio. E lui si ritrova da un giorno all'altro a dover giustificare, o io mi ritrovo a dover giustificare appunto con deleghe, permessi e quant'altro del genitore biologico, per banalmente portarlo a scuola, portarlo, come dicevamo prima, all'ospedale, portarlo dal pediatra, insomma tutte quelle situazioni in cui la figura genitoriale, no, viene richiesta in maniera ufficiale. Con grande stupore di mio figlio, che se considerate che adesso ha 7 anni,
insomma, no? Che da un momento all'altro dice: ma perché tu non puoi venire, sei sempre venuta? Qual è il problema? No? E dove glielo puoi anche giustificare. Esatto, perché mi hanno detto, qualcuno sopra di noi decide per noi e ci ha detto che io purtroppo non posso essere più la tua mamma. E quindi è successa questa cosa che in una settimana, quindi in un tempo lampo, diciamo, c'è stata una grandissima mobilitazione da parte noi con altre associazioni, con Arcigay e i Sentinelli di Milano, abbiamo messo in piedi appunto una settimana questa manifestazione in Piazza della Scala. E devo dire che la risposta delle persone e della società è stata fantastica. Io, anche noi personalmente abbiamo partecipato e posso dire che ricordo ancora, posso dire anche quasi con commozione, quanto le persone avessero capito le nostre istanze. E con stupore davvero, io mi ricordo, eravamo praticamente, arrivavamo col treno, avevamo preso la metropolitana e in metropolitana abbiamo incontrato a un certo punto, no, delle persone, noi eravamo con le bandiere, quindi eravamo anche riconoscibili, si sono avvicinate a noi e ci hanno detto: noi siamo con voi, stiamo venendo con voi in piazza perché questa cosa è inaccettabile. Persone comuni. Erano una coppia di anziani, me la ricordo ancora, e ci dicevano: noi siamo con i vostri figli, siamo con voi. E per la prima volta, ve lo giuro, abbiamo avuto questa sensazione di non essere soli, di non essere una minoranza. Ed è quando succede questo, è una cosa illuminante, è una cosa che riempie, che dà ancora speranza, devo dire, anche nella società. Che commuove sicuramente e che ti fa sentire forse che non sei dalla parte sbagliata, come magari ti hanno fatto sentire per una vita, e che forse le cose si possono cambiare. Scusate, ma insomma, è così. E quindi è stato molto bello, è stato appunto, lo ripeto, anche emozionante. Ma sta di fatto che dopo questo posso anche riportarvi poi una cosa che, anzi, volevo anche comunque dire che, scusate, torno indietro, che è importante secondo me comunque da sottolineare, come ci sia però stata anche la risposta in questo caso della politica, ok? Perché ci sono state delle parti politiche che in questo caso comunque hanno risposto al nostro appello, per fare proprio poi nomi e cognomi, insomma, PD con Elly Schlein, che tra l'altro era anche stata lei appena, no, considerata come segretario, se non sbaglio, del partito. C'era anche chi ci appoggiava, c'era anche il Movimento 5 Stelle, insomma, una serie di partiti, Sinistra Italiana, insomma, che erano in piazza con noi e che quindi, insomma, erano d'accordo sul fatto che c'era bisogno dell'urgenza di una legge, insomma. Sicuramente poi sto dimenticando qualcosa, ma vabbè, era giusto per darvi, insomma, un contesto di quel momento. Per poi entrare nel dettaglio poi di quello che è anche il territorio comasco. A maggio 2023, sull'onda appunto di questa mobilitazione, di questo risveglio delle coscienze anche a livello, no, comunale con i sindaci, con questa quindi iniziativa del caro sindaco trascrivi, perché appunto a un certo punto un po' tutti si sono interrogati, no? I vari comuni, quelli grandi, le grandi città come quelli piccoli, di dire: ma cosa vogliamo fare rispetto a queste famiglie, no? E devo dire che anche a Como c'è stata una mozione portata se non sbaglio, dal PD. Anche in questo caso posso dire che come famiglia siamo stati in qualche modo coinvolti in prima persona, perché ci hanno chiesto di scrivere una testimonianza che poi
è stata portata quel giorno insieme alla mozione per far capire le nostre motivazioni, per far vedere la nostra testimonianza e la nostra esperienza sul territorio comasco. La mozione appunto per la richiesta delle registrazioni anagrafiche delle famiglie omogenitoriali, indipendentemente dal fatto che esistesse o meno, che esiste o meno una legge a riguardo. Ma a Como purtroppo in realtà c'è stato nulla di fatto, perché il sindaco poi rapinese e la maggioranza comunque ha votato contrario, portando appunto a giustificazione il fatto che appunto non se la sentivano di esattamente di prendere una posizione che fosse contraria o non allineata a quella del governo, o comunque non, se non c'è una legge a riguardo, non siamo certo noi che dobbiamo colmare quel vuoto, ecco. Può essere assolutamente, può essere tutto. Sì. Sì. Bravissimo. Perché il punto è che non siamo noi famiglie arcobaleno che dividiamo le coscienze, ma sono le nostre istanze, no? Perché il problema, e lì credetemi, abbiamo combattuto tantissimo a colpi di interviste, dichiarazioni sui giornali di quel periodo. Ricordo molto bene come io la chiamo propaganda, ok? Che si era attuata in quel periodo per cercare di deviare la comunicazione rispetto alle nostre richieste, tutto poi vertiva sulla questione di quello che loro chiamavano, che chiamano utero in affitto, che è una cosa che in realtà c'entra poco con il riconoscimento dei bambini alla nascita. E quindi su questo, che è un argomento che tiene in sé molti altri argomenti, perché poi la gestazione per altri chiama in campo anche quello che è il libero arbitrio della donna, lo sfruttamento, la libera scelta, cioè, dato che chiama in campo davvero tanti altri temi, no? Oltre al fatto che, insomma, considerate, no, anche il coinvolgimento magari non solamente politico, ma anche l'aspetto religioso, ok? Su tematiche del genere. Certo. Bravissimo, è proprio questo il punto, il fatto che tematiche del genere spostano voti, no? È anche tutto lì il punto, quindi prendere posizione rispetto a questioni, istanze alla fine di una minoranza, no? Non è facile per, no, i partiti politici, parliamoci chiaro. E quindi questo comporta il fatto che effettivamente anche in condizioni, no, come abbiamo detto, di governi precedenti in cui magari questa cosa poteva, alla fine non è mai passata, anche perché, no, è vero che c'è comunque le maggioranze precedenti erano maggioranze frammentate, erano maggioranze
No, che non erano vero, se ci pensi poi nemmeno tanto maggioranze. No, no, esatto. Però proprio per questo il pensiero era molto frammentato e quindi capisci che non. No, è vero, infatti proprio per questo dicevo prima, rispetto a questa proposta di legge, quando ho detto all'inizio che era partitica, perché volevamo e vogliamo essere le nostre istanze, vogliamo che siano indipendenti dalle promesse della politica, ok? Perché noi stiamo parlando di quelli che per noi sono valori universali. Indipendentemente davvero del colore o della, no, politico o meno. Quella che chiediamo, esatto, esattamente, della società che si evolve, ok? Del concetto di famiglia che non è più la famiglia tradizionale, perché la società stessa lo riconosce, perché lo vediamo tutti i giorni. Sì, esatto. Eh sì, esatto. Ma, perché poi in realtà è proprio così, sono davvero tante no, le formule che esistono e che possono definire quello che è famiglia, ecco. Insomma. Esattamente. E poi vabbè, per darvi l'ultimo comunque aggiornamento, in realtà poi il timore che aveva scatenato appunto la nostra, diciamo, rivolta, no? Quella giornata di marzo in Piazza della Scala, in realtà poi il timore era fondato perché non a Milano ma a Padova è successo quello che temevamo, cioè in estate, poi vabbè, in realtà le sentenze sono iniziate da novembre, 33 famiglie di Padova hanno poi ricevuto dei provvedimenti di impugnazione anche retroattivi, cosa che non era mai successa, e quindi effettivamente quella situazione che vi dicevo prima, no? Di bambini che per 6-7 anni si sono visti riconosciuti le loro figure genitoriali, a un certo punto questa cosa è stata cancellata. E quindi da novembre, la cosa è partita adesso da novembre con le sentenze, queste famiglie sono poi assistite da appunto un ufficio legale, come dicevo prima, abbiamo internamente, ma il punto è che tuttora le sentenze sono in corso, sono continuate adesso a Natale,
si continua per noi questa battaglia. Qua vedete infatti un'immagine di alcune di queste famiglie fuori dal tribunale, perché insomma purtroppo la situazione è questa per loro. Succede, e poi ti dirò, la cosa assurda, se ci pensate, è anche il fatto di come in tutta Italia poi ci sia questa condizione a macchia di leopardo o di disuguaglianza all'interno delle famiglie stesse, perché alcune famiglie poi decidono, hanno deciso magari per cercare di tutelarsi in qualche modo, di decidere di seguire il percorso dell'adozione speciale. Altre famiglie hanno deciso, dove i comuni lo permettevano, di fare le trascrizioni invece fin dalla nascita. Altre famiglie invece non gli è stato riconosciuto nulla, perché magari in quella città o in quella regione quel determinato tipo di tribunale ha emanato una sentenza completamente negativa. Ok? E quindi ci ritroviamo effettivamente situazioni familiari completamente diverse, dal riconoscimento pieno al riconoscimento che non c'è. E questa cosa, se ci pensate, è inaccettabile, perché insomma, è anche per questo, no, noi chiediamo alla fine una legge che possa in qualche modo tutelare in uguale, esatto, che tutelare in uguale misura tutti quanti, ok? Bravo. E invece sì, nello Stato italiano, per la legge italiana, questo è possibile, e la cosa che fa ancora più male è che tutto poi dipenda dalla decisione di un giudice, no? Cioè, in base a come veramente il giudizio, che può essere anche a volte, ok, che si basa sulle leggi, ma è all'interpretazione del giudice e di quel tribunale, di quella sentenza, che magari con un altro giudice o in un'altra città la cosa, no, sarebbe stata valutata in maniera completamente diversa. E qui è veramente disarmante, perché questo ti fa capire che, insomma, non è accettabile una situazione del genere, no? Certo. Assolutamente. Ah, sì. Bravo. Bravo, esattamente.
Certo, esatto. E poi, ok. La slide successiva è giusto per dire che allora, noi no, siamo comunque un'associazione che, nonostante tutto, siamo insomma noi come genitori, nonostante tutto cerchiamo però, come dicevo all'inizio, di far conoscere la nostra realtà, di abbattere i muri del pregiudizio, dell'odio, della discriminazione e per farlo organizziamo appunto anche degli eventi, no? Per farci conoscere. Uno di questi, che per noi alla fine considerate che è anche il più importante, è quello della festa delle famiglie, che solitamente si tiene nel mese di maggio, e che è legato poi all'ambito dell'IFED, cioè dell'International Families Equality Day, no? Perché poi anche a livello internazionale si festeggia questa giornata dell'uguaglianza familiare, diciamo. E, di solito appunto la festa cade la prima domenica di maggio e in questa occasione noi come famiglie in tutta Italia, nella maniera più capillare possibile, cerchiamo di essere presenti in piazze, in parchi, no? In tutti quegli ambienti dove riusciamo appunto ad essere il più possibile a contatto con le persone, per condividere un momento, una giornata insieme di festa, di attività per bambini, quindi giochi a loro dedicati, magari anche un momento di ristoro, o comunque per passare del tempo insieme, per far vedere che alla fine la nostra realtà non è nient'altro che la realtà quotidiana di tutte le famiglie italiane, no? Tanto che appunto magari invitiamo anche noi i genitori, i compagni di scuola, dei nostri figli, cioè per far capire che no, questi siamo. Ed eccoci. Perché proprio quest'anno, alla festa delle famiglie 2024, il tema di quest'anno è la formula del viaggio, ok? Quindi l'intenzione è quest'anno di utilizzare simbolicamente questo camper che unisce le tappe che noi identifichiamo in ogni regione e per quanto riguarda la regione Lombardia, le tre tappe saranno, qua abbiamo già identificato luoghi e date, il 24 febbraio a Morbegno, il 17 marzo a Curno e il 28 aprile a Fino Mornasco, che è proprio, esatto, che è proprio il mio paese perché ci stiamo adoperando no, come associazione, perché qual è l'intento poi di questo camper, no? È di provare a portare quest'anno più che gli altri anni il tema delle famiglie e la presenza delle famiglie arcobaleno anche nei piccoli comuni. Quindi non nelle realtà grandi come possono essere Roma e Milano, dove ormai comunque la nostra realtà, lo ammettiamo, è riconosciuta ed accettata, ma proprio bravissimo, nella provincia, che poi alla fine forse no, la zona bravo, più più scura, più grigia, quella forse più difficile, dove c'è appunto forse ancora il pregiudizio, dove si fa fatica. Però è importante, perché vi faccio un esempio, Morbegno è un piccolo comune, però è importante far vedere che ci siamo, ma anche per le famiglie stesse che abitano lì, per non farle sentire sole, ok? Guarda, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, tra l'altro adesso io parlo, Morbegno è dietro l'angolo, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo. Vi manderemo comunque il Curno, ci stiamo lavorando ancora, fino a Mornasco ci stiamo lavorando ancora, ma giusto per farvi capire quanto per noi è importante, noi comunque in tutte queste attività, in queste no, giornate, chiediamo comunque sempre il patrocinio.
ad esempio Fino Mornasco proprio oggi tra l'altro ci è stato riconosciuto e approvato, perché poi appunto in questo caso Fino Mornasco sarà la tappa finale, dove la festa delle famiglie diciamo sarà un po' più consistente e dove poi durerà tutta la giornata diciamo. Però anche sugli altri due sarà un po' più magari legata dal pranzo in poi, ma veramente anche lì cerchiamo la collaborazione delle associazioni anche del luogo, chiediamo sempre anche il patrocinio del comune, proprio per far vedere, insomma, per avere, no, l'appoggio e la vicinanza un po' di istituzioni, ma anche delle associazioni locali. Ma sicuramente vi girerò, insomma, appena sarà disponibile il programma, che se appunto volete poi aiutarci e se volete anche voi essere presenti, saremo molto felici di incontrarvi. E niente, quindi questo era quanto, giusto per darvi una piccola, diciamo, panorama della nostra associazione e di quello che insomma ci ha riguardato nell'ultimo periodo, ecco.